A vivere con 10 euro al mese, ragazzi, sembrerà una pazzia, ma ho provato a vivere con 10 euro al mese, spendendo 10 euro al mese, che sono praticamente 2,50 euro alla settimana, 3 euro a settimana. La gente mi dirà: Lambrene, detto, tu sei pazzo, non è vero, è impossibile, non si può in Italia. Ma che cosa state dicendo? Io ve l'ho già detto, voi non riuscite a capire dove io sono nato e vi posso garantire che al mio paese, a parte un 1-2% che sono gente brillante alla Lambrene, detto, il 75% dei miei compaesani, compaesani intendo non compaesani quelli del paese, ma di tutta quella zona che va lì nel nord Italia, in quelle vallate lì di accumulatori, compagnia varia. Io non so dalle altre parti se funziona così, se in Liguria, se in Veneto, se in Piemonte, se in Calabria, in Sicilia ci sono così tanti accumulatori. Però vi posso dire che da me ce ne sono un mare di accumulatori di gente che mi bea, risparmiate, amate. Io ve l'ho detto, guarda che il 75% da me spendono 100 euro al mese e un 25% spendono più o meno 30 euro al mese, però ci sono anche quelli che spendono 10 euro al mese. Io ho provato a vivere con 10 euro al mese, cioè spendere 2,50 euro. Allora ho fatto una settimana dove ho fatto quello che fanno i miei accumulatori delle mie zone, così. Allora, spendendo praticamente quello che fanno loro, perché da me fanno così la maggior parte della gente: lavoro, casa, bar, caffettino, tre volte a settimana, vuol dire spendere 3 euro per praticamente 3 euro più o meno, quindi più o meno spendi 10, quei 10-12 euro al mese. Voi direte: ma no, ma Lambre, non è vero, non è possibile che ci sia gente così. C'è gente così, ragazzi, c'è gente così, ne conosco un bel po' di accumulatori. Vi ho raccontato quella volta di quello che aveva sbagliato, che era impazzito, che aveva schiacciato per fare benzina praticamente la pompa sbagliata, che ha fatto scendere la gente per spegnerla, perché se no accendeva la macchina, consumava troppo benzina, cioè consumava la benzina per accendere il motore e portarla davanti. Ragazzi, pieno di accumulatori da me, che vivono e spendono 3, vanno al bar. Ah, qui siamo ancora altro che ghiacciolino 2, quello del ghiacciolino 2 spenderà 100 euro al mese, questi ne spendono 10 al mese, perché 100 euro al mese, perché comunque c'è la ragazza. Allora, amore, visto personalmente, super accumulatori, visti personalmente, con fidanzata, bicicletta fuori, amore, prendiamo il ghiacciolino da 60, 70 centesimi, quanto cazzo costa un ghiacciolo? Neanche un euro, non lo so, più o meno. No, ma lo prendiamo in due, facciamo il ghiacciolino in due? Ghiacciolino in due, non due ghiaccioli. Ghiacciolino in due. Quindi cosa stiamo parlando? Io ho provato a fare una settimana così, ma come vivi? Questa qua è gente che dà una vita, figli di taccagni. Poi ricordatevi sempre che la taccagneria si accompagna con l'invidia e la cattiveria. Anche quelli che voi vedete, che magari conoscete, che sono taccagni e vi fanno il sorrisino, guardate che nell'interno dell'animo sono cattivi. Cioè, ovviamente questa gente che cosa fa? Sport zero, al massimo fanno una camminatina, e vestiti sono sempre quelli, non spendono niente, bar, a giocare a carte, erano vecchi quando avevano 20 anni, e discussioni, motociclismo, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, il Milan, l'Inter, Ibrahimovic, abbiamo comprato, ecco, questi sono quelli che spendono 100 euro, 30 euro al mese, 10 euro il caffè che sono lì al bar. Questi sono quelli che parlano così: abbiamo comprato, abbiamo venduto, abbiamo vinto. Caffettino, una bella sera. Lavorare, tanto allora, 2-3 sere si sta a casa ovviamente a guardare un po' la televisione, così non hai speso niente. Poi quando si esce si va al bar e si prende il caffettino. Al massimo la birra piccola, ma la birra piccola siamo a quelli che spendono un euro, l'ho già spiegato, un euro il giorno, quindi 30 euro, magari, capito, esci tre volte, c'hai a disposizione 6-7 euro a settimana, prendi tre caffettino e al sabato fai la mattata con la birra piccola, oppure magari vanno, prendono, una volta c'era il giornaletto e andavano dove? Ah, qui così fanno la pasta gratis se prendi la birra, ok, allora vanno lì e mangiano pure la pasta gratis. Questo è quello che fanno, ragazzi, questo è quello che fanno gli accumulatori, perché qui è pieno zeppo. Ma io non capisco poi una cosa,
Ma perché bisogna vivere così, mettendo via, mettendo via? Al mio paese vai al cimitero, è pieno di gente, lì fanno di gente che è morta portandosi nella tomba mezzo milione, 1 milione, 2 milioni di euro, lasciandogli del figlio che poi non spende pure niente pure lui, perché poi questi qua quasi tutti sono marelli, siete barba, siete barba, non è che sono sposati, però tanti che magari... Che magari si sono anche sposati, hanno trovato un rataplan in giro, perché ricordatevi sempre che la taccagneria si accompagna sempre con minuteria metallica e rataplan. Cioè, ragazzi, poi sono spariti, quando ho trovato il rataplan. Ecco, lì siamo passati da 10 euro al mese a 0 al mese, perché avevano trovato un rataplan, sono spariti, basta, spariti. Ma la maggior parte in vacanze, ovviamente al laghetto, prendere il sole, sempre lì, avanti e indietro, bicicletta, magari motorino per andare al lavoro, e quei 5 euro di benzina sul motorino, addirittura c'è gente che va a piedi, ne conosco un mare, e così c'è la vita di accumulazione, accumulazione, vivere spendendo, per poi che cosa? Arrivare a 50-60 anni contenti perché guardano il conto corrente, di solito questi non investono niente, hanno tutto sul conto corrente, questi non è che investono prestiti, robe, azioni, bocce, CT, cose, mutui, io compro mutui, non ne ho bisogno perché tanto c'hanno già la casa, rogiti. Qui è casa, ce l'hanno, vivono dai genitori, poi magari lasciano la casa anche gli altri genitori, l'importante è arrivare al mezzo milione di euro, tantissimi, c'è pieno nel mio paese, sapete che passano i 500-600 mila euro, zero investimenti ovviamente, tutto sul conto corrente, vivendo, spendendo praticamente 10 euro al mese, il caffettino ogni tanto, il barettino, tac, giusto ogni tanto magari la birretta, quindi arriviamo a 10-12 euro, questa è la vita, sempre lì, attorno lì, io ci ho provato ragazzi, ma concludo questa serie perché vi dico una cosa, non si può vivere così tutta la vita, posso capire un periodo magari di risparmio e non buttare dei soldi, ma non si può vivere facendo settimane e settimane al bar prendendo 3 caffettini e non spendendo mai niente, la vita non è quella, la vita è anche divertimento, viaggiare, perché se no ragazzi ricordatevi sempre che se siete taccagni per qualsiasi cosa sarete sempre circondati da minuteria metallica, perché le belle ragazze non gli piacciono i taccagni.